Commissione vaccini, le relazioni di maggioranza e minoranza. Il presidente della commissione d'inchiesta Fantozzi: non siamo stati inquisitori, ma abbiamo predisposto un lavoro costruttivo. La vicepresidente Fratoni: la Toscana, un modello in Italia nella campagna vaccinale, servono più risorse per la sanità. Sport: Consiglio regionale celebra Massimo Milano, 3 volte campione del mondo nel nuoto pinnato, una targa per riconoscere impegno, dedizione, costanza e forza di volontà. Il presidente Mazzeo orgogliosi per questo grande toscano. Sport: un premio per il tennis club Sinalunga, campione d'Italia della Serie 1 maschile. La cerimonia si è svolta in sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso. La consegna della targa al presidente del tennis club Marzio Bernardini. Sono state presentate in aula le relazioni di minoranza e di maggioranza con cui si sono chiusi i lavori della commissione d'inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19. Illustrando il lavoro della commissione d'inchiesta, il presidente Vittorio Fantozzi, Fratelli d'Italia, ha prima di tutto ringraziato tutti i partecipanti per i 6 mesi di lavoro, sottolineando come sia stato rendicontato un lavoro molto significativo svolto dal Consiglio regionale e portato avanti con le sue risoluzioni. Sentiamolo. La Commissione Vaccini ha portato all'attenzione del Consiglio, ma anche di tutti i toscani, un testo condiviso su 200 pagine per 198 pagine tra maggioranza e opposizione. È il frutto di un lavoro condiviso fatto sotto il segno di un alto profilo istituzionale e sostanzialmente vocato alla volontà di ricostruire tutti i passaggi della gestione pandemica della campagna vaccinale per sostanzialmente dare una valutazione sulla risposta del sistema sanitario regionale e, nei limiti delle possibilità, poter offrire anche degli spunti. Ecco. Questa relazione poi condivisa ha preso delle vie diverse. C'è stata una via che è quella della maggioranza e una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso, dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti, senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza, che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati, insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, talune situazioni dettate da un'impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costati chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana. Nonostante questo, il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale, di tutto il terzo settore di questa regione toscana, che è un patrimonio e una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora, e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore della rete ospedaliera con il territorio, partendo chiaramente dagli ospedali di periferia, di lavorare chiaramente in attesa degli interventi del governo sulla carenza di personale, la formazione del personale e la dislocazione di questo personale. Però un punto fondamentale serve, perché abbiamo riportato al centro di tutta questa storia il cittadino, il toscano. C'è l'esigenza anche di tornare a formare ed educare il toscano sotto i profili dell'alfabetizzazione, della digitalizzazione e anche della capacità sostanzialmente di poter avere dei riferimenti chiari in situazioni come queste, che chiaramente auspichiamo non si verifichino più. A nome della maggioranza è intervenuta la vicepresidente della commissione d'inchiesta Federica Fratoni, PD. Anche lei ha apprezzato il grande lavoro svolto, riconoscendo al presidente di avere condotto i lavori con equilibrio, correttezza e serietà in un contesto non facile.
Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la Regione ha messo in campo, si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi, nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto 3 aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica, e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid, una riorganizzazione profonda che, alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente, per usare un termine assolutamente in voga nei nostri giorni, chiaramente potendo contare su un sistema articolato che ha saputo dare risposta analoga, e basandosi sia sugli operatori sanitari, sul mondo del volontariato, ma anche sui sindaci, sul sistema delle farmacie, sui medici di medicina generale, pediatri di libera scelta. E oggi, ancora oggi, vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale, con una copertura di vaccinazione molto importante, anche con un'efficacia attraverso il lavoro degli hub e dei medici di medicina generale, ha saputo raggiungere capillarmente ogni porzione del nostro territorio. Il lavoro di questa commissione dimostra che la Toscana è stata brava nella gestione della pandemia, ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ma io devo dire che il dibattito, la relazione, guardando in controluce, come legittimo che faccia, una minoranza che cerca comunque di trovare sempre il pelo nell'uovo, ma stamani è stata la dimostrazione nel dibattito e nella evidenziazione dei temi di quanto la Toscana sia stata complessivamente brava a gestire un momento così delicato e difficile quale la pandemia. Da un'organizzazione che non esisteva, perché l'ultima pandemia era stata più di 100 anni fa, la spagnola dal 1918 al 1920, abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%, il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più, stamattina non c'erano nemmeno 200 contagi, è proprio perché la nostra macchina organizzativa, la nostra capacità di rapporto con i cittadini, le energie che hanno visto coinvolto il sistema sanitario regionale con tante persone che come organizzazioni di volontariato, medici e infermieri in pensione, hanno contribuito a creare questo meccanismo, ha consentito di superare il Covid, vantati dallo stesso generale Figliolo, commissario nazionale, come una delle 2 o 3 regioni in assoluto più efficaci nelle misure e nel modo di approcciare quello che è stata la questione della pandemia. A parlare dell'importante lavoro di questa commissione, anche la consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi. La commissione ha fatto un lavoro poderoso, ha ascoltato tutti gli operatori del settore e ha impiegato molto tempo per stilare una relazione che vorrebbe essere non soltanto una memoria storica per futuri ricercatori, ma uno strumento attuale per capire che cosa è stato fatto sia nel bene che nel male. E quello che è venuto fuori, sicuramente sono stati fatti degli errori dovuti anche alla situazione eccezionale della pandemia, ma anche a delle mancanze, soprattutto di programmazione e di pianificazione, che erano evidenti. Erano evidenti per noi dell'opposizione, non sono mai state condivise dalla maggioranza. Non ricordo il numero delle interrogazioni che ho fatto anche direttamente in aula all'assessore e tramite richiesta di accesso agli atti per avere i documenti relativi al piano pandemico regionale. Addirittura feci, tramite accordo con altre forze politiche,
convocare un consiglio regionale straordinario sulla campagna di vaccinazione e sul piano pandemico, e ci fu dato completamente un documento che non c'entrava nulla. Quindi oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione d'inchiesta, i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato, ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Chiede invece una commissione anche a livello nazionale Stefano Scaramelli, consigliere regionale di Italia Viva. La Toscana è stata la prima, anche su nostra richiesta, a fare una commissione d'inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia, in maniera molto acritica, ma veramente in maniera oggettiva, per vedere e di comprendere come è stata la risposta della Regione Toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni anche a livello nazionale con il nostro leader Matteo Renzi, e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, appunto, partendo dalla Toscana, si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta, perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate, nel mentre il volontariato e i medici davano tutto se stesso per aiutare gli altri, c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri. E questo va messo alla luce, va fatta una commissione d'inchiesta con poteri parlamentari, quindi dalla Toscana, dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva, così come avviene a livello toscano, parte una richiesta forte a livello nazionale, perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale, e a quel punto fare una commissione permanente d'inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte. Per il portavoce delle opposizioni Marco Landi, il Consiglio regionale ha perso l'occasione di costruire una relazione finale. Purtroppo due relazioni divise rispetto alla commissione sulla pandemia e quindi sulla gestione dei vaccini, che è stata chiesta da parte delle opposizioni, di cui ho anche fatto parte. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo, e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della Regione Toscana, che da parte nostra non ha avuto coraggio, soprattutto nella prima fase, quando a livello governativo gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di Figliuolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni, ma nella fase precedente ci siamo dimenticati, per esempio, che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver, e su questo la Regione Toscana non ha fatto niente. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma, è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Si è svolta a Palazzo del Pegaso la cerimonia per la consegna di una targa a Massimo Milano, 3 volte campione del mondo e 60 volte campione italiano in acque libere nella disciplina del nuoto pinnato, un riconoscimento come segno di attenzione e impegno verso quelli che possono essere considerati sport minori, ma che nulla hanno da invidiare a specialità più conosciute. Una targa per celebrare l'uomo, lo sportivo, il campione, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Modo per riconoscere gli risultati eccelsi da parte di Massimo Milano, frutto di impegno, frutto di un allenamento costante, aver portato il nome della nostra regione. Massimo è nato a Orbetello e ora vive a Montecatini, dà il senso che con impegno, dedizione è possibile raggiungere, quando si hanno le qualità come quelle a Massimo, risultati importanti in una specialità forse meno nota
rivolta al pubblico, ma una specialità bella e importante, che quindi siamo fieri e orgogliosi che essere campione mondiale sia un ragazzo toscano. Noi abbiamo fatto una scelta in questi anni, cercare di dare voce a chi ha meno voce, cercare di raccontare storie belle del nostro territorio che vengono raccontate meno. Lo facciamo nel mondo dell'università, nel mondo della ricerca, lo facciamo nel mondo dell'associazionismo sportivo. Non è un caso che stiamo premiando le società più longeve, che hanno raggiunto i 100 anni di storia. Stiamo premiando i tanti ragazzi e le tante ragazze toscane che eccellono in iniziative sportive che sono meno note al pubblico di massa. Penso che questo debba essere la voce delle istituzioni, non solo premiare i grandi club agonistici, quelli che ogni giorno hanno le prime pagine dei giornali, ma premiare e far conoscere quanta bellezza e quanta qualità c'è nella nostra regione. Nel consegnare la targa a Massimo Milano, fortemente voluta dal consigliere regionale Marco Nicolai, il presidente ribadisce le doti del pluricampione e l'esempio che può essere per le ragazze e i ragazzi. Sentiamo allora le parole di Marco Nicolai. Sì, è un riconoscimento che mi sta particolarmente a cuore, perché ho conosciuto Massimo da pendolare, prendevamo lo stesso treno un po' di anni fa e tempo fa mi raccontò di questa sua esperienza. Io ricordavo da qualche anno la sua passione per il nuoto, ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivato a un livello così straordinario. Ha tolto a questa sua passione tanto tempo, ogni giorno, me lo raccontava un po' di anni fa su quel treno, e ora è un'emozione vedere che ha portato alto il nome dell'Italia, oltre che della Toscana, nel mondo con quello che è riuscito a fare ai campionati mondiali. Quindi è un onore, diciamo, doppio, non solo da amministratore ma anche da amico che ha avuto l'opportunità e la fortuna di conoscere un campione del mondo, che è cosa che non capita, almeno a me, molto facilmente. Quindi è anche però un messaggio, quello di Massimo, che dopo il lavoro ha sempre dedicato il tempo a allenarsi, che la determinazione, la costanza e la tenacia fanno la differenza e portano anche ad arrivare a vincere il campionato del mondo. Emozionato il pluricampione, che dimostra grande soddisfazione e orgoglio per il riconoscimento. Sentiamo dunque le parole di Massimo Milano. Eh sì, è una grande soddisfazione dopo anni. Io ho iniziato a 6 anni, quando già con le prime categorie, e poi dopo ho proseguito negli anni, non mi sono mai fermato, perché per me questa qui è una passione, cioè proprio è una cosa che se non la fai quasi ti manca tutti i giorni. Per cui ecco, è un risultato di una vita di tanti allenamenti, di quotidiani, tutti i giorni, quando è possibile anche 2 al giorno, ecco. È una grande soddisfazione. Una targa alla Tennis Club Sinalunga per celebrare i numerosi successi a livello nazionale raggiunti in poco più di 60 anni di storia. Il riconoscimento del Consiglio regionale è stato consegnato al sodalizio sportivo nella sala gonfalone del Palazzo del Pegaso. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il vicepresidente Stefano Scaramelli, la consigliera regionale Elena Rosignoli, il sindaco del comune di Sinalunga Edo Zacchei e il presidente del Tennis Club Sinalunga Marzio Bernardini, oltre a una rappresentanza della squadra di Serie 1 maschile vincitrice dello scudetto. È un riconoscimento importante per il Tennis Club Sinalunga, che è entrato nella storia del tennis, ha detto Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale. Un riconoscimento importante, il Tennis Club Sinalunga ha segnato la storia, diciamo, ha fatto la storia del tennis italiano, essere campione d'Italia in un tennis moderno, molto complesso, competitivo, al cospetto di grandi città, è un onore per Sinalunga, per la provincia di Siena, per la Toscana, e quindi era doveroso proporre in ufficio di presidenza un riconoscimento che segnasse una giornata storica per la nostra regione, e credo che oggi questo l'abbiamo realizzato, e penso che vada portato merito a tanti ragazzi, giovani, ragazze che si allenano costantemente, un circolo, la passione, a chi in termini di volontariato costruisce e dedica il proprio tempo, la propria passione
a consentire, per consentire agli altri di crescere nello sport in maniera sana, in uno sport che ormai è diventato, diciamo, un punto di riferimento oggettivo per quanto riguarda l'Italia anche a livello mondiale. E quindi vedere molti giovani che crescono in provincia, così come diciamo noi, per un territorio dal quale anche io provengo, è un momento di grande soddisfazione, è una targa che riconosce merito e che magari segna una data storica per quanto riguarda il tennis toscano e nazionale. La vittoria del campionato italiano di tennis è la ciliegina sulla torta per il Tennis Club Sinalunga, ha detto la consigliera regionale Elena Rosignoli. Sì, è una grande soddisfazione che un piccolo club come il Tennis Club Sinalunga abbia raggiunto un risultato sportivo così importante, anche se bisogna dire che questo club ha sempre investito nello sport da molti anni e anche in passato ha ottenuto degli ottimi risultati legati alla promozione regionale, alla squadra femminile in B1, un'altra squadra maschile in B2, e quindi diciamo che la vittoria del campionato italiano di quest'anno è stata la ciliegina sulla torta di un gruppo di persone che hanno saputo investire nello sport, nei giovani ragazzi, ed hanno prodotto un ottimo risultato. E poi consentitemi di dire che danno un grande messaggio di speranza, che non è necessario essere magari in una grande squadra, in un grande club, per raggiungere risultati che fanno veramente sognare. Un risultato che ci rende orgogliosi dei nostri ragazzi, sono le parole di Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga. Un risultato davvero davvero importante, che è bellissimo, che ancora stiamo organizzando, insomma, insieme al circolo il modo di poterlo festeggiare, insomma, nella maniera dovuta, insomma. Voglio ancora ringraziare sicuramente l'impegno, l'umiltà e il lavoro che i dirigenti e soprattutto i giocatori di questo circolo hanno fatto, perché grazie alla loro tenacia e aversi creduto fino in fondo si può arrivare a vincere su squadre di livello, insomma, che hanno dovuto competere con loro, per cui questo è avvalora ancora di più il risultato ottenuto, per cui è un ritorno importante anche dal punto di vista non solo sportivo ma dal punto di vista aggregativo e di immagine del territorio, perché insomma oggi il venire a giocare a Sinalunga per chi gioca a tennis per le aree limitrofe è diventato una cosa di primaria importanza. Un sogno che avevamo nel cassetto e che oggi si realizza. Sentiamo Marzio Bernardini, presidente della Tennis Club Sinalunga. È un sogno che pensavamo che potesse realizzarsi, ma insomma non lo dicevamo in giro. Gli ingredienti quali sono? Un gruppo di persone appassionate che si dedica anima e cuore, come si dice, a questo sport, a questa disciplina. Con grande sacrificio, sacrificando appunto tempo libero e affetti personali, e un gruppo di ragazzi splendidi che negli anni sono cresciuti grazie anche allo staff tecnico che si è realizzato a Sinalunga negli anni, che insomma dobbiamo dire onore al merito, ha fatto crescere il livello dei ragazzi facendoli sì divertire e giocare, ma fra tutti questi ragazzi sono nati poi degli atleti, che alcuni sono qui in questa sala, sono stati insomma fondamentali per il risultato che abbiamo ottenuto. Poi come si dice, si è scatenata la chimica quel giorno lì a Torino, l'11 dicembre di non tanto tempo fa. Abbiamo fatto la prestazione perfetta, hanno fatto la prestazione perfetta, quindi loro, un gruppo di appassionati, sacrificio, tanti tifosi, entusiasmo. Siamo un piccolissimo circolo di campagna che insomma siamo sempre stati ambiziosi e coraggiosi. Questa volta siamo stati premiati con il premio più ambito. E infine le parole di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Un risultato che ci manda un messaggio di speranza, che tutti possiamo farcela, basta ricordare i risultati degli anni precedenti, un tennis club che negli anni è cresciuto e che appena arrivato in A1 è riuscito a vincere il campionato.
motivo di orgoglio per Sinalunga, motivo di orgoglio per la Toscana. Oggi siamo qui a dare questo riconoscimento, che è un modo per dire grazie, perché se siamo arrivati a questo punto, se il Tennis Club è riuscito a vincere il campionato, è per l'impegno, la passione, la dedizione che è stata portata avanti negli anni, quelli più difficili, in cui crederci era davvero difficile, e raggiungere questo risultato, come ho detto all'inizio, vuole essere anche un messaggio di speranza, di provarci sempre fino in fondo, di crederci, perché è possibile.